Domenica scorsa, meditando sulla parabola della vigna, abbiamo fatto riferimento al vino dell'Eucaristia, segno della presenza reale di Cristo risorto nelle nostre celebrazioni, sangue da Lui sparso sulla croce per amore nostro. Ogni domenica ci inebriamo di quel vino che ha una carica potente di amore, l'amore stesso con cui Gesù ci ha amati. Di conseguenza, oggi ascoltiamo nel Vangelo il suo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. È ovvio che chi si inebria del sangue e dell'amore non può non amare. Il frutto dell'Eucaristia è l'amore. Amare fino a che punto? Come Lui. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Chi ha il coraggio di farlo come Lui sperimenterà la promessa: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Dare tutta la vita per amore è la gioia più grande. Nella nostra cultura individualista molti non vi credono, ma è proprio vero. Amare dunque fino a dare la vita, cosa significa? Significa soprattutto spendere tutta la vita per amore. L'amore pervade e trasforma ogni realtà. L'amore corre tra i popoli quando cercano la pace, quando i popoli ricchi favoriscono il riscatto di quelli poveri. L'amore corre lungo la storia, quando le generazioni creano un mondo migliore per quelle successive. L'amore muove i governanti quando dedicano la loro vita al bene comune e non ai propri interessi. L'amore tiene unita la Chiesa sparsa in tutto il mondo, attorno ai vescovi e al Papa. Ma vediamo un po' più vicino a noi, per non rischiare di guardare solo i grandi orizzonti che potrebbero diventare un alibi. Dona tutta la vita per amore uno sposo per la sua sposa e viceversa. I genitori per i loro figli, gli insegnanti per i loro alunni, i volontari della carità per i soggetti svantaggiati, gli uomini di buona volontà accogliendo tutti, anche gli stranieri. Ma deve correre una corrente d'amore pure nelle nostre comunità cristiane, dove il sacerdote prima di tutti dà la vita per i suoi fedeli e poi tutti i credenti la donano reciprocamente. E vorrei fermarmi un attimo proprio su quest'ultimo punto. Testimoniare il comandamento dell'amore è vivere la comunione tra credenti. Tertulliano, scrittore dei primi secoli, testimonia che i cristiani del suo tempo prendevano le parole di Gesù così sul serio che i pagani esclamavano ammirati: guardate come si amano. Lo può dire ancora oggi la gente guardando le nostre comunità? Viviamo un'esperienza di comunione e d'amore o la parrocchia è solo un ente burocratico e i credenti partecipano in pochi alla messa domenicale a titolo personale e poi non stringono nessun altro rapporto? E come fare per vivere davvero un'esperienza di comunione forte e testimoniante? La storia cristiana ci ha mostrato chi ha riunito attorno a sé fratelli per vivere una comunione totale. Pensiamo alle comunità di monaci e di monache. Vi sono anche tanti momenti di vita insieme nelle parrocchie, ma forse sarebbe necessaria una struttura maggiormente comunitaria della vita dei credenti. Come? Mi ricordo negli anni in cui ero coadiutore in una parrocchia della città, con i giovani, allora erano tanti, abbiamo tentato di costruire un'esperienza di comunione. Ogni sera ci si trovava a pregare insieme. Il piccolo oratorio era stato trasformato in una sorta di casa comune e cenavamo insieme due volte alla settimana. Eravamo tutti presenti e attivi la messa domenicale. Avevamo scelto precise opere di bene da realizzare insieme. Si sono creati stretti legami di fraternità che perdurano saldi ancora oggi. Ci volevamo bene. È una sfida ancora oggi per tutte le nostre comunità.